Un saluto a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Eccoci di nuovo qui con un nuovo video di Dragon Ball Z Budokai HD Collection. Nel video scorso abbiamo iniziato l'universo del drago con Vegeta e abbiamo finito la saga dei Saiyan e adesso cominceremo la saga di Namek. Quindi, cominciamo subito. ナメック星にやってきたゴハンたちであったが、ついて早々に自分たちの他にドラゴンボールを集めている邪悪なフリーザ一味と遭遇する。フリーザのあまりに強大なパワーにゴハンたちは同じくドラゴンボールを求めてやってきたベジータ、手を組むことを余儀なくされたのであった。一方その頃、ベジータとの戦いの傷も癒えた悟空は、ブルマの父親に作ってもらった人工重力装置付きの宇宙船に乗り込み、激しい修行をしながらナメック星へと急いでいった。ベジータたちの度重なる妨害に怒り心頭のフリーザ、フリーザはついに親衛隊であるギニュー特設隊を呼び寄せたのであった。強大な力を持ったギニュー特設隊、そしてフリーザに果たしてゴハンたちは勝利することができるのか、そして悟空は間に合うのか。Bene, allora, prima di procedere, vado a recuperare il radar del drago, che così nel caso in cui non l'abbiate preso, lo potete prendere adesso. Infatti, vedete, si trova qui nella Capsule House, dove Vegeta ha distrutto tutto. Eccolo qua. Così se non l'avete recuperato nella saga dei Saiyan sulla Terra, lo potete prendere qua. Allora, facciamo il solito giro del pianeta. Questo è più piccolo, quindi dovrei fare più in fretta. Qui si va avanti. Qui invece c'è qualcosa. Ah, c'è una sfera del drago. E anche qui ce ne sono due da recuperare con Vegeta. È importante prenderle subito perché poi non potete più tornare indietro. Dovreste poi ricominciare l'universo del drago con Vegeta. Bene, ce ne manca solo una per questa saga. Qui, pianeta. Ah, era il punto di lotta, ok. Però qui ho visto che c'era qualcosa. Ah, infatti. È un'abilità. Scudo portatile, migliorato. E lo possiamo usare anche noi? Sì, tutti. Forse c'è qualcosa da fare nel villaggio. Ah, così. Ha distrutto tutto perché non gli piaceva. Anche qua c'è qualcosa. Questo è un oggetto normale. Thank you.
Sì, qua ha fatto fuori Zarbon, solo che in questa versione non c'è quel personaggio, quindi non possiamo affrontarlo noi direttamente. Ma qui forse c'è un'abilità importante. E anche in questo caso abbiamo sconfitto Dodoria senza neanche incontrarlo. Anche perché in questa versione non c'è proprio. Bene, abbiamo sbloccato un'abilità per Vegeta, vediamo subito. Impatto finale. Puoi eseguire la mossa finale, impatto finale. E direi che adesso la equipaggerò subito. È importante prenderla questa perché non è male come mossa. Magari posso togliere questa e mettiamo impatto finale. Adesso non ce n'è più per nessuno. Ah, questa era un'altra sfera del drago, buono. Bene, allora le abbiamo raccolte tutte per ora. Quindi ce n'erano due sul pianeta Namek. E la prossima la raccoglieremo nella prossima saga, quella degli androidi di Cell. Quindi mi raccomando, recuperatele subito queste due sfere, così le avete già raccolte adesso e non dovete più pensarci. Bene, allora direi che possiamo andare avanti. Intanto ho le quattro sfere e ho già impostato le abilità qui che vanno bene. Adesso ha imparato a percepire l'aura. Non usa più lo scooter. Finita per te, Recom. Usiamo quell'abilità così. Però anche qua c'è sempre sta montagna fastidiosa che non mi fa partire l'impeto del drago. Ok, adesso ci siamo. Maledetto. Questa me la segno, Recom. Ah già, vi devo far vedere l'impatto finale. Meglio ricaricare l'aura. Ok. Finita. Dovrei fare almeno un livello. Sì. Aumenterei però la difesa.
ぞ。なかなかいい。思ったよりあるじゃないの、ベジータちゃん。ダメージを受けてやがらね。化け物め。ちくしょう。これほどまでとは。E abbiamo sbloccato il pianeta Namek, sconfiggendo Recom. E allora direi che per ora non c'è più niente da fare su questo pianeta praticamente. Dobbiamo solo andare a sconfiggere Freezer. Però volevo cambiare la mossa, perché questa qui non è che mi faccia impazzire. Magari mettiamo... E ho questo. Occupa 2. O se no questo. 3 indicatori. Perché adesso Freezer comunque è molto forte. È meglio andare sul sicuro. Sì. È un buon compromesso. Andiamo ad affrontare Freezer. Kizukarete nai to omoimasu ga, koko no tokoro nemutte inai kara toka itte nette mashita kedo. No, nani ka ga chikazuite kuru. Samajii sentoryoku. Freezer da. この星に夜はないはず。ドラゴンボールがなくなっている。カカロットの息子も消えている。くそー、貴様ら、よくもこのベジータ様を出し抜きやがったな。許さんぞ。まだ願いはあと一つ叶えられるんです。そいつを聞いて安心したぜ。さあこの俺を不老不死にしろ。早くしろ、フリーザはそこまで。Non era ancora il momento di affrontarlo. Però su quest'isola c'è lo scontro con Freezer. Yuru-san. Zettai ni Yuru-san zo Mushikera. じわじわとなぶり殺しにしてくれる。やってみやがれ。今の俺がそう簡単にやられると思ったら大間違いだぞ。Eccoci qua. Devo solo spostarmi un po' dalle montagne, perché sennò non mi parte l'impeto del drago. Stavo schivando. Come osi, Freezer? Aspetta. No, non è partito, cacchio. Ci sono sempre ste montagne di mezzo. Niente. Ce l'ho fatta all'ultimo. Yeah!
Aspetta che ho finito l'aura. Buono. Ora aumenterei l'aura. なるほど。 まんざらでたらめばかりではなさそうですね。 変身しろ、フリーザ。 どうせなら今すぐ変身して正体を見せたらどうだ。 Non avresti dovuto dirlo, Vegeta. Anche perché se non si trasformava, forse lo potevano pure battere. さっさと半殺しにしろ。 フリーザが真の姿になる前に。 大サービスでご覧に入れましょう。 私の真の姿を。 今のうちなら間に合う。 早くやれ。 デンデ、頼む。 ベジータを直してやって。 フリーザでも何でも来やがれ。 俺はたった今スーパーサイヤ人になったんだ。 Bene, a questo punto del gioco in teoria si dovrebbe sbloccare un secondo puntino rosso dove c'è poi un altro nemico da sconfiggere diverso da Freezer, però siccome siamo nella prima partita non lo posso ancora fare perché non si può sbloccare, bisogna per forza finire la prima partita appunto. E comunque poi lo vedremo ricominciando l'universo del drago con poi tutti i personaggi. In questo caso con Vegeta. Va bene, andiamo ad affrontare Freezer nello scontro finale di Namek. Misete Freezer. Non abbiamo più l'aura per adesso, è scesa a zero. Aspetta. Facciamo così, va. Maledetto, hai avuto la mia stessa idea. Ah, va bene lo stesso. Curiamoci con la capsula adesso. Così ho sfruttato la capsula. Lo voglio finire con l'impatto finale. Buono, abbiamo fatto un altro livello. Aumento le arti. Hakkiri-tte, sonna tedo deva kono boku ni wa totemo katenai ni. これにはこれが限界だというのか。俺はスーパーサイヤ人だ。
ナメック星のシェンロンであるポルンガの願いによって地球に戻ってきたゴハンたち。だが悟空はフリーザとの決着をつけるため一人ナメック星に残っていた。悟空とフリーザの壮絶な戦いの影響でナメック星は崩壊。悟空が死んでしまったと思っているブルマたちはポルンガに悟空を生き返らせてもらおうとする。しかしポルンガはその願いを拒否したのである。なんと悟空は生きていた。自力で帰ってくるとポルンガを通じて伝えた悟空。死んでいた仲間たちを生き返らせ、ゴハンたちは悟空が帰ってくる日を楽しみに待つのであった。bene, con questo abbiamo finito la saga di Namek con Vegeta. Io adesso salvo la partita e poi direi di concludere qui questo video. Quindi vi ringrazio a tutti per aver visto questo episodio, spero che vi sia piaciuto e vi do appuntamento con il prossimo video di Dragon Ball Z Budokai 3. Alla prossima, ciao a tutti!